Bella a tutti ragazzi, bentornati su Felix Italian, io sono Leo Freestyler e quest'oggi vi mostrerò come imparare a palleggiare. Sarà un tutorial molto utile sia per chi vuole imparare, sia per chi già sa farlo ma vuole ulteriormente migliorarsi, e quindi sarà utile un po' a tutti, quindi mi raccomando lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Andiamo verso i 60.000, dai! Nel primo step ragazzi faremo cadere il pallone a terra e con un colpo di collo, quindi zona lanci, colpire il pallone verso l'alto e la riprenderemo in mano. Successivamente faremo lo stesso con il nostro piede debole. Secondo step ragazzi, stavolta senza fare rimbalzare a terra andremo a colpire sempre con il nostro collo del piede, alternando i due piedi, e dopo il colpo la riprenderemo in mano come nello step precedente. Occhio sempre alla forza, mi raccomando, una volta memorizzata la forza sarà sempre la stessa. Ragazzi, vi consiglio di lasciare il pallone dalle braccia, dalle mani, lasciamo cadere e mentre cade lo colpiamo con entrambi i piedi, sia destro-sinistro, sia sinistro-destro. In questo modo riusciamo ad avere la sensibilità di entrambi i piedi e saremo abituati per palleggiare appunto sia di destro sia di sinistro. Vi consiglio uno step facoltativo, ovvero palla a terra, alzata destro-sinistro, poi alzo l'altro piede, sinistro-destro, così via. E una volta imparato, diciamo, a usare entrambi i piedi in palleggio a testa, proviamo a fare più palleggi possibili. Quando palleggiate la cosa fondamentale ragazzi, mai superare questa linea più o meno del ginocchio, altrimenti se alziamo troppo diventa difficile controllarla, così almeno abbiamo sempre il pallone sotto controllo. E un'altra cosa importante, mai dare troppa forza, la punta non deve essere verso il basso, altrimenti il pallone cade, non deve essere troppo verso l'alto, altrimenti succede questo. E ci viene addosso, ci viene addosso sul petto forte, quindi non riesce a controllarla, quindi in avanti leggermente verso l'alto. Ci sono poi due tipi di palleggi, quelli di collo, quindi la zona là ci metto in precedenza e la palla ruoterà verso di noi, una leggera rotazione. Se invece avete una certa pratica, utilizzate il palleggio di punta. Di punta, come vedete, la palla sale ma non ruota più di tanto, e questo diciamo è utile per provare molti trick e molte skill. Per rendere la cosa ancora più bella, una volta che sappiamo palleggiare sia col destro sia col mancino più che possiamo, proviamo con le ginocchia. Con le ginocchia è un po' più complicato, ma non è impossibile perché seguendo alcuni consigli potete farcela benissimo. Il consiglio che vi do è di tenere in questa posizione il ginocchio e non andare troppo avanti col corpo, quindi busto un po' più dietro. Colpire il pallone rispetto al ginocchio poco più dietro, quindi qui, né con troppo di coscia né pienamente il ginocchio, poco più dietro qui. E magari all'inizio lanciamo colpo di destro, colpo di sinistro. E proviamo,
e una volta che riusciamo poi a riprenderla con i piedi, quindi così, lanciamo destro-sinistro e riprendiamo. Magari all'inizio solo così e poi anche con i piedi. Poi facciamo la stessa cosa sinistro e destro. E una volta che siamo arrivati a questo punto, palleggiamo con i piedi, alziamo e palleggiamo anche con le ginocchia. Ok, dopo di ciò possiamo alternare piedi e ginocchia praticamente. Per migliorare ulteriormente possiamo provare di testa. E di testa praticamente, ragazzi, alzeremo la palla come sempre, la colpiamo con la fronte e poi riprendiamo in mano. E una volta che avrete una certa confidenza, proviamo a fare più palleggi di testa. Quello che vi consiglio è un colpo e l'altro. Vedete che mi abbasso, piego un po' le gambe. E poi colpire sempre con la fronte cercando di mandarla in alto, non colpire troppo forte. Anzi, l'ideale è colpire abbastanza piano, così poi scende facilmente ed è, diciamo, facile da domesticare e controllare. Una volta ci sentiamo sicuri, proviamo a mettere insieme i piedi, ginocchia e testa. Adesso proviamo a farvi la Maratona 7, che consiste in due palleggi destro-sinistro con i piedi, lo stesso con il ginocchio, lo stesso con le spalle e poi con quelli di testa. Proviamo. Ecco qua. Ragazzi, poi ci sono tantissimi altri modi per palleggiare di tacco, di stinco, non so, con le spalle, di petto. Insomma, un sacco di tipi di palleggi, quindi magari nei prossimi video vi mostrerò come fare. E magari in un prossimo video ci sarà il giro del mondo, vedremo sicuramente. E quindi mi raccomando, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, commentate con Road to 60.000 iscritti e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!